prima operazione da fare, pigiare il power. Prendiamo il power e attacchiamo il nostro strumento. Ora è acceso. Seconda operazione da fare, montare il piombo. Scusate, io dopo un piombo mio, lo faccio io custom in casa, lo faccio a disco in modo per poter scendere ancora in miglior modo nella profondità e non creare attrito. A questo punto abbiamo attaccato il nostro piombo al cavo dell'affondatore, importantissimo serrare bene la frizione. Ricordiamoci che qui è una chiusura destrorsa, no? All'inglese, e caliamo il nostro piombo al filo di arco. Facciamo lo zero stop, noi azzeriamo water zero, vedi? In questo caso, quando il piombo arriva su, si autoferma proprio a zero. È un limite, no? Ti dà una sicurezza. Questo è essenziale non tanto per il cavo, ma quando monteremo anche dei multifibra bobina. Abbiamo messo il nostro piombo nell'acqua, ora mettiamo in navigazione la barca e ci stabilizziamo dall'1,5 ai 2 nodi di velocità. In questo momento andiamo a innescare il nostro pesce vivo. Monteremo su un unico affondatore due esche.